a microfoni quasi spenti ci siamo detti: oggi sto meglio. Sì, sì, va bene. Non è mai facile dopo una batosta come abbiamo preso domenica risollevarsi subito, perché lavorare sull'aspetto mentale e psicologico è molto più difficile che lavorare sul campo. Però è un gruppo che avevo visto già da martedì, insomma, che era abbastanza umiliato, tra virgolette, però io penso che i grandi gruppi devono passare anche in questi momenti, che anzi a volte fanno meglio questi momenti che altri, se uno vede i momenti negativi come un'opportunità per crescere. E allora, siccome io nella mia vita ho sempre pensato che le sconfitte servono per crescere, anche domenica ero arrabbiato, deluso, però ero sempre sereno, insomma. Mister, il calcio è fatto, e lei ce lo insegna spesso, di gambe ma soprattutto di testa. Voglio arrivare ad analizzare un momento della partita che è durato parecchio tempo, il nervosismo all'interno del rettangolo verde, i suoi giocatori, malgrado qualche cartellino giallo, hanno gestito bene questa situazione. Sì, dovevano fare un paio di volte più gli affari loro, perché sono andati a prendere le munizioni, non c'era. Si poteva bisogno. Risparmiare ma no, qualche ma poi cartellino. Noi, le squadre nostre non devono, la squadra mia non deve metterla sulla lista, dobbiamo pensare a giocare a calcio. L'ho sempre pensato così, ho sempre odiato un certo tipo di calcio rissoso, perché a me, quando anche giocavo, mi piaceva più la tecnica che la rissa, e siamo andati a prendere un paio di ammunizioni inutili, perché è normale che l'avversario, rimasto in 10, può innervosirsi, però sono affari degli altri, noi dobbiamo curare noi stessi. A proposito invece di gambe, in cronaca diretta ho detto: Giampaolo si è talmente risentito di questa panchina regalata da mister Pagliari, che appena entrato ci ha regalato un gioiello clamoroso. No, ma la cosa bella è che molti non sanno che Giampaolo non si è allenato fino a venerdì, non è stata una scelta, a differenza di qualche altra tecnica, è stata una scelta obbligata, però facciamo finta che l'ho messo in panchina per motivi tattici e tecnici, ma non è così, perché Giampaolo per noi è un giocatore importante, non stava bene, l'abbiamo recuperato, i dottori e lo staff medico, state i miei fisioterapisti bravissimi a recuperarli, ha fatto solo la rifinitura solo sabato, ma questo naturalmente chi non è dentro non lo sa. Il segreto di Pagliari. Perciò, no, ma il segreto di Pulcinella, il segreto di tutta la squadra. Però gli avevo detto ieri che in questo campionato è importante anche una palla inattiva, un giocatore d'esperienza sua e del piede suo doveva darci una mano, lui è stato felicissimo, poi ci ha ringraziato così.